caso di un reato che assomiglia a quello di cui abbiamo appena parlato. È con noi il coordinatore scientifico di Lega Ambiente Lombardia, Damiano Di Simine. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Parliamo del quello che hanno scoperto i magistrati di Brescia e i carabinieri forestali, un sistema di sversamenti di fanghi tossici su circa 3.000 ettari di terreni agricoli tra Lombardia, Piemonte e Veneto. Una indagine partita con esposti anche da parte dei comitati di cittadini della popolazione del luogo nel 2011. Al centro c'è una società bresciana che operava nel settore del recupero dei rifiuti però non rispettando le regole, evidentemente, di Simine, e sono arrivate poi gli arresti, i fermi, i sequestri. Voi avete seguito questa vicenda dall'inizio, ce la racconta un po'? Intanto dobbiamo dire che è una vicenda di una grande, notevole gravità, perché stiamo parlando di quantità, almeno questo è quanto riportano i giornali, nell'ordine dei 150.000 tonnellate di gessi di defecazione ottenute da fanghi. Se consideriamo che in tutta Italia si produce una quantità nell'ordine del milione di tonnellate, stiamo parlando quindi di un quantitativo estremamente rilevante di fanghi. Una porzione importante di quasi di tutto il montante nazionale. Quindi non è un episodio marginale, anche se l'artefice è una sola ditta, per quanto è dato di saperne. Si è parlato quasi sempre di fanghi in questa comunicazione. Non è proprio corretto. Il tipo di materiale che è stato sversato si chiama gesso di defecazione. Un termine complicato che contiene il problema. Cioè, il gesso di defecazione è una sostanza che si ottiene dai fanghi di depurazione con un trattamento chimico di passivazione, diciamo, si aggiunge acido solforico e calce per ottenere un gesso che si suppone stabilizzato da un punto di vista biologico, ma non chimico. Quindi assolutamente se la materia prima è contaminata, il gesso è contaminato. Certo. E qual è il problema? Che in Italia c'è un baco, mentre quando parliamo di fanghi di depurazione, i fanghi sono sottoposti dall'inizio alla fine fino all'ultimo momento alla disciplina dei rifiuti, quindi vengono tracciati, seguiti, monitorati, fino al momento in cui vengono usati in agricoltura, se sono idonei. Sì. E purtroppo sui gessi c'è una disciplina carente che fa sì che il gesso di defecazione, nel momento in cui viene lavorato e trasformato il gesso di defecazione, diventa un fertilizzante. E può essere impiegato alla stessa stregua, con gli stessi tipi di controlli con cui si espande l'etame in un campo. È chiaro che gli operatori spregiudicati hanno fiutato il business e si sono ficcati in questa operazione, quindi ritirando a caro prezzo fanghi di depurazione da chi li produce, devi in qualche modo collocarli, smaltirli, e anziché seguire tutte le procedure che sono previste per i materiali di rifiuto, prendere la scorciatoia che a noi è consentita dalla legge. In Italia da tempo chiediamo che il Ministro dell'Ambiente modifichi questa normativa, di farle diventare una materia prima che sostanzialmente sfugge ai controlli. Ecco, io direi che l'illegalità c'è tutta ed è molto grave, ma c'è anche un baco normativo. Io direi che la ringrazio, Damiano Di Simine di Lega Ambiente Lombardia. Direi che, insomma, da questa vicenda che ha fatto molto discutere, alcuni ascoltatori ci avevano chiesto di occuparcene, perché sono stati anche anni di disagio, no, nella zona di Brescia, dove venivano sversati questi gessi, no, contaminati, e c'era stato richiesto proprio di occuparcene. Prendiamo l'aspetto anche di, come dire, la necessità di modificare le norme per evitare che questo genere di reati si possano ripetere. E tra l'altro, incidentalmente, le intercettazioni emerse nell'inchiesta ci rimandavano a quel senso di avidità e di menefreghismo di cui parlavamo prima, perché uno degli intercettati diceva: io ogni tanto ci penso al bambino che si mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi. Io sono stato consapevolmente un delinquente.